Benvenuti a tutti. Oggi è lunedì, 5 settembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Lunedì da sballo con tutti gli astri a favore. Capeggiati dalla vostra ospite, la Luna, tutti gli astri lavorano per voi, in particolare il vostro governatore Giove e Venere ancora per oggi in trigono al vostro segno, garanti di movimento, vitalità e conquiste. Di fatto però la disinvoltura che ostentate in pubblico nasconde un pizzico di teatralità, sotto sotto, spiffera Saturno in sestile, siete molto tradizionalisti e fedeli ai vostri principi. Dopo un viaggio appagante, doppiamente desiderato dopo i due anni di ferma, l'impressione del momento è di non essere più capaci di rientrare nei ranghi. La casa, con i suoi bisogni e le sue incombenze vi appare come un mulinello. Un vortice di energia divorante che vi trascina verso il basso, risucchiandosi la vostra felicità. Regali e doni inattesi, regali di valori e molto graditi. Aiuti economici, eredità, prestiti, entrate finanziarie. Per l'amore sarà un periodo di ripensamento e di riflessione molto produttivo, la maturità prenderà il sopravvento e si baderà più alle cose concrete. I single avranno mille piccoli vantaggi e un miglioramento della loro posizione economica. Giove si appresta ad illuminare la vostra casa dell'amore, predisponetevi ad accogliere qualche nuova e interessante conoscenza. Finalmente riuscirete a trovare il bandolo della matassa, quando l'avrete trovato con successo spiegate ai vostri amici che la perseveranza è tutto. Ottimo influsso di Giove e Saturno sul vostro umore. Provate a sfruttare questa leggerezza per sgombrare il vostro cuore dalle macerie del passato. Sarai possessivo e anche geloso non solo negli affetti ma anche delle tue cose. Oggi non avrai molta voglia di lavorare o di studiare, cerca di impegnarti e vinci il pessimismo che a volte ti attraversa. Oggi ci potrebbero essere dei malintesi anche piuttosto gravi e vi sentirete come insoddisfatti o trascurati dalle persone a cui volete bene. Tensione al lavoro per qualche collega in piccione. Idee brillanti e novità inaspettate. Tutto ciò che è insolito ti attirerà. Potreste sentirvi particolarmente stanchi soprattutto mentalmente e allora è giusta l'occasione per prendersi una pausa e gestirsi un buon periodo di relax e riposo. Pensa più a lungo prima di parlare. Non avere fretta. Fai tutto con calma. Non sarà un martedì tranquillo. Ostacoli. Freni. Appuntamenti spostati. Se ci sono state tensioni o incomprensioni con il vostro partner cercate di fare qualcosa insieme, come iscrivervi a una palestra, iniziare un'attività o altro, supererete meglio ogni difficoltà e saranno appianate le difficoltà. Avete bisogno di manifestare i vostri dubbi e vorreste sentirvi rassicurare sul vostro futuro. Non fatevi cogliere impreparati da questa giornata. Soprattutto sulle questioni di amore. Va bene lavorare, ma quando è troppo è troppo. State attenti nella giornata di oggi ai malumori delle persone che sono intorno a voi, soprattutto in campo lavorativo. Un parterre planetario tutto teso a favorirvi costella il cielo di questa lunedì di inizio settembre. Venere, in particolare ancora nel segno amico del Leone, innalza la vostra gioia di vivere, facendo sì che, con la vostra personalità esuberante, possiate diventare sempre l'anima delle feste, i ritrovi, gli incontri tra conoscenti vecchi e nuovi, cui parteciperete. Sempre Venere fa risplendere inoltre la vostra bellezza, dando particolare risalto alla vostra chioma e al sorriso decisamente solare e radioso. Nella giornata di domani la Luna sarà ancora nel vostro spazio zodiacale e non vi mancherà la forza. In questo periodo state portando avanti due storie parallelamente e quindi potreste avere dei dubbi. Siete stanchi della routine? Questo cielo vi dà stimoli nuovi, basta saperli cogliere. Prendete nota di tutto quello che avete improvvisamente riconsiderato, perché potrebbe esservi utile per improvvisare un discorso, oppure per cogliere al volo un'opportunità. In passato vi siete fatti sfuggire qualcosa. Proprio a causa di un'eccessiva sicurezza, su tutto quello che avete pensato e svolto da soli, senza coinvolgere, erroneamente, qualcuno che avrebbe potuto implementare il vostro lavoro. Luna protagonista, focosa, generosa, fiduciosa.
A regalarvi tutto questo ottimismo la Griffe del grande Giove, che da sempre vi raccomanda, nella famosa coppa mezza piena e mezza vuota, di guardare innanzitutto alla metà piena, quest'oggi rappresentata da Venere, ancora per un giorno focosa, brillante e creativa in Leone. Frenata da Saturno intellettuale e lungimirante in sestile, ma in questo caso non sarà un male, contro le fantasie nebulose di Nettuno che spesso vi portano a sbagliare sentiero, facendovi perdere nel folto del bosco. Amore ed Eros. Cupido viene e va alla stessa velocità di un freccia rossa. Inutile dirvi che così non si fa, il piacere della seduzione e dell'avventura è più forte di voi. Pupi in arrivo per chi li aspetta, sorpresa per chi non ci aveva mai pensato, ma li accoglie comunque con gioia. Cari Sagittario, avrete molta energia in amore, presto Venere inizierà un transito positivo. La situazione è favorevole anche sul lavoro. Ma fate attenzione al nervosismo. Rischiate di dire qualche parola di troppo e prendervela senza motivo. Litigando con qualcuno di importante. Siete delle persone molto profonde, capaci di vedere al di là della superficie delle situazioni. Detto ciò, sappiate che avrete il vostro gran da fare per capire cosa sta succedendo nel vostro rapporto. Giove vi guarda benefico e rende frizzanti gli incontri amorosi per i singoli impenitenti, specie se nati nella prima decade del Sagittario, avventure al top. La dea dei sentimenti, Venere, è ora lì a toccare il cuore di chi festeggia il suo compleanno in dicembre e ha da poco trovato una persona capace di farlo intenerire. Sappia curare con dedizione questo nuovo rapporto. Lavoro e denaro. Se a casa avete ospiti riuscite a mascherare il disappunto per un guasto domestico, causa di grosse noie. Ma perché gli elettrodomestici fanno sempre le bizze nel periodo estivo e i rubinetti iniziano a perdere nello stesso periodo. Fortuna al gioco, a buraco con gli amici la dea bendata si fa viva fin dalla prima mano. Letture filosofiche e pensieri profondi condivisi con pochi eletti sulla stessa lunghezza d'onda. Potrete fare passi da gigante e raggiungere una meta che seguite da qualche tempo. Mantenete alta la concentrazione e non fatevi prendere dalla fretta. La serata garantisce forti emozioni. La cospicua presenza di forze planetarie legate all'attività fisica, positive per il vostro segno, vi apre alla possibilità di giocarvi molte opportunità in campo sportivo e attivo. Il calcio vi appassiona, specie con amici ed ex compagni di scuola, ma ancor più vi possono entusiasmare gli sport individuali dove mettere in atto la volontà di primeggiare e far vedere quanto valete. Benessere. Splendida forma, da mattina a notte fonda, nonostante gli aperitivi che a fine giornata al baretto affacciato sul mare o anche in una bella piazzetta in città vanno giù così bene. Infaticabili in gita, più c'è da fare e da vedere, più tirate come cavalli da corsa. Vi sentite giù di tono e siete alla ricerca di una soluzione. È una sensazione da non sottovalutare, è un campanello d'allarme. Dedicarvi a un'attività fisica vi eviterà di giungere al limite di rottura. Per lei, voglia di conquista e trasgressione, ma chi vi ama vi tiene legate a sé con tenerezza e senso di protezione, guinzaglio di zucchero caramellato, ecco il suo segreto. Per lui, risarciti di un torto o un'offesa subiti, rafforzate la vostra fede nella verità e nella giustizia. Ideali inossidabili. Colore delle emozioni, giallo crema. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 6, finanze, 7, benessere, 7. Grazie per aver guardato l'ideo. Spero di vederti presto.